Buonasera a tutti e benvenuti a Oggi, il videogiornale dell'oratorio salesiano di Sant'Agnello. Oggi parleremo di una delle componenti fondamentali del mondo salesiano, ovvero la missione. In particolare della missione di Chitanne Re, fondata da Sodaro Girotto e sostenuta dall'associazione no profit Amici dell'Acqua. Ma sentiamo il servizio di Carmine Martino. In occasione del compleanno di Suor Laura Girotto, fondatrice della missione ad Adwa in Etiopia, si è tenuta una campagna di donazioni. Suor Laura è arrivata ad Adwa nel 1994, ritrovandosi completamente sola e abbandonata, un impatto che proprio Suor Laura definisce drammatico. La zona di Adwa è arretrata, con un sistema sanitario completamente assente, scuole inesistenti, un maschilismo radicato e profondamente violento che porta le donne a vivere, o quasi, con enormi sofferenze, stupri e schiavitù. Dopo questo inizio così difficile e sofferto, Suor Laura riuscì a trovare la forza e con le sue consorelle realizzò vari progetti, come una scuola all'avanguardia, una serra per l'autosostentamento della missione. Questi risultati danno senz'altro grande speranza, ma non bastano per ritenere le condizioni di vita delle persone di Adwa lontanamente accettabili. Fondamentalmente, la realizzazione del futuro ospedale migliorerà le condizioni di salute precarie degli abitanti di Adwa. Per moltissimi etiopi, Suor Laura oggi non è solo un'amica, ma una madre. Infatti, è la madre adottiva di più di 60 bambini. Lei stessa ha paragonato la crescita all'emissione a un germoglio che incomincia a rendersi visibili. Ma la strada verso la felicità dei figli della madre di Adwa è ancora lunga e piena di speranza. Crea entusiasmo e speranza l'idea del calcio anti-Covid. Il gioco è stato ideato nel centro di formazione professionale salesiano vicino a Bologna. Durante l'intervista, il direttore ha segnalato una situazione di abbandono dei ragazzi, che non riuscivano più a interagire tra di loro, sorprendendoli a isolarsi con il telefono o a fumare, portando così all'invenzione del calcio anti-Covid, che prevede una partita a 7-7. Ogni giocatore si può muovere solo nella sua zona d'azione, permettendo così il rispetto del distanziamento e, ma garantendo, il divertimento ai ragazzi. Certo, non sarà calcio, ma la regola della zona favorisce il gioco di squadra ancora più del calcio. Il risultato finale è divertente ed educativo, ma soprattutto incarna il lume fioco e lontano della corretta normalità. Due gruppi Adwa si sono formati in Corea del Sud. Procediamo con il servizio di Melina De Angelis. Sono due i gruppi ADMA, Associazione di Maria Ausiliatrice, formatesi negli ultimi anni in Corea del Sud. Il primo, con sede a Gwangju, conta 14 membri e 15 nuovi aspiranti, formato da diplomati della Scuola Mariana che si riuniscono mensilmente. A 300 km di distanza si trova l'altro gruppo ADMA a Seoul, che conta 7 aspiranti che faranno la loro promessa il 24 maggio. I due gruppi hanno concordato un piano formativo composto dai testi salesiani più importanti, come lo studio delle memorie dell'oratorio di Don Bosco, dei regolamenti ADMA e della lettera del rettore maggiore per il 150° anniversario. Inoltre, partecipano a eventi della famiglia salesiana come i pellegrinaggi. Nell'ultimo anno, date le difficoltà dettate dalla pandemia del Covid-19, i due gruppi si riuniscono solo in videochiamata o con Kakao Talk, che sarebbe la più importante applicazione di messaggistica coreana. Questi due gruppi, esattamente come la sede centrale a Torino, hanno l'obiettivo di conoscere e far conoscere Maria Ausiliatrice nel mondo, proprio come voleva Don Bosco. Le istituzioni europee trovano i salesiani nell'ambito dell'evento Next Generation EU. A parlarcene sarà Carmine Martino. Belgio. Le istituzioni europee lodano i salesiani nell'ambito dell'evento Next Generation EU. Il Presidente del Parlamento Europeo, onorevole David Maria Sassoli, nell'ambito dell'incontro Next Generation EDU, Education for Future of Europe, organizzato lo scorso 29 gennaio dal Don Bosco International, ha espresso il suo pensiero sul contributo che hanno apportato le opere salesiane in questi mesi così difficili, non solo concretamente sul piano progettuale ed educativo, ma hanno svolto un ruolo prezioso nel sensibilizzare la classe politica e le istituzioni sull'importanza di questi temi. Già all'inizio del suo intervento, l'onorevole Sassoli si era detto molto felice di partecipare a questo incontro che ci invita a riflettere sul ruolo centrale dell'educazione in questo delicato momento storico. Guardando poi a questo tempo di grandi sfide, ha sottolineato che l'Europa che uscirà da questa emergenza non potrà più essere la stessa, ma dovrà guardare alle prossime generazioni con rinnovato ottimismo e molta fiducia, dopo aver rimarcato come l'educazione e la formazione siano due elementi essenziali per favorire la comprensione reciproca e per accrescere nuove competenze capaci di interpretare le rapide trasformazioni della nostra società.
Il Presidente del Parlamento Europeo ha citato direttamente Don Bosco e uno dei suoi più celebri motti, per ribadire che educare è anche cosa di cuore, è volere il vero bene del giovane. L'offerta educativa, la diffusione della conoscenza devono saper guardare ad uno sviluppo integrale della persona e devono essere il perno attorno al quale si colloca la nostra politica di ripresa e di inclusione, in particolare per quanto riguarda la transizione verde e il digitale. Per questo ha illustrato le iniziative portate avanti dalle istituzioni europee, in tal senso come l'aumento dei fondi a favore delle politiche dei giovanili, in particolare ai programmi Erasmus e Garanzia Giovani, semplici esempi di volontà di garantire ai cittadini europei il diritto di un'educazione inclusiva, di qualità e accessibile a tutti, testimoniando infine una grande sintonia con la visione salesiana. L'onorevole Sassoli ha manifestato: l'Europa non potrà fare a meno dei giovani e l'istruzione sarà un fattore chiave per la loro realizzazione, nonché per la formazione di una classe dirigente che sia consapevole e responsabile. Ed ora passiamo alle notizie sportive. Ciro Bisogno è stato confermato presidente nazionale delle voli sportive giovanili salesiane. L'assemblea, svoltasi sabato 6 marzo in remoto con collegamento predisposto dall'Aerodromo Antoniano di Roma, ha provveduto inoltre ad eleggere il Consiglio nazionale per il quadriennio 2021-2024. Il quadriennio, che si è appena concluso, ha dichiarato il neoconfermato presidente Bisogno, è stato particolarmente impegnativo, soprattutto per la pandemia, che ha imposto un radicale cambio di prospettiva, fermando le attività di atleti e tecnici, svuotando i campi e le palestre, vietando incontri e contatti. Le VGS sono state chiamate a dare un contributo di metodo e di flessione ai decreti della riforma dello sport, approvati di recente, sottolineandone fortemente l'intempestività e la pericolosità del loro impatto sul mondo associazionistico. La sfida che le VGS hanno davanti è quella che accomuna tutti i settori del paese, il superamento dell'emergenza sanitaria e la ricostruzione di un tessuto sociale che possa tornare ad avere nello sport un riferimento determinante. La centralità della persona, cardine della nostra proposta educativa sportiva, dovrà prevalere ancora di più nelle nostre azioni. Nel corso dell'appuntamento assembleare è intervenuto il presidente del CONI, Giovanni Amadora, che ha ringraziato le VGS per l'opera educativa svolta dall'associazione in favore dei ragazzi e dei giovani. Ed ora passiamo ad una notizia locale. Si è concluso il torneo Rocket Salescano. Il torneo è stato indetto per il mese salesiano, ha visto sfidarsi 8 squadre nel corso delle 5 giornate, dove hanno trionfato la compagine degli Schelletti. Ma passiamo all'analisi della classifica finale. Come detto prima, al primo posto troviamo gli Schelletti con 37 punti, a seguire i Black Eyes con 25 punti, al terzo posto troviamo i Treppini con 13 punti, al quarto posto troviamo Shortbar con 11 punti, al quinto posto Gargiulo Team con 10 punti, al sesto posto Rafa Sagrento con 7 punti, al settimo posto i Super Saiyan con 7 punti e all'ultimo posto Fabio Fabio con 3 punti. E con quest'ultima notizia si conclude il nostro video giornale. Passiamo alla linea dello studio e buona serata.